Sindaco, l'ufficio turistico di Montesilvano ha questa nuova assegnazione, un fatto importante in un momento storico particolare, perché bisogna far ripartire il turismo anche se siamo ancora in piena pandemia. In un momento come questo, nonostante le difficoltà, abbiamo pensato di emanare un bando volto alla ricerca di qualcuno che potesse appunto in termini di promozione del territorio e in termini turistici dare un valore aggiunto. Siamo felicissimi perché il consorzio turistico di Montesilvano, rappresentato dalle agenzie di viaggio, rappresenta davvero un elemento importante in questo, tanta esperienza nel settore, e quindi siamo certi di poter insieme a loro fare tutto quello che insomma necessita il nostro territorio montesilvanese, ma allargato anche alla regione tutta, perché le agenzie di viaggio per loro competenza e per loro appunto esperienza rappresentano appunto un mondo che vuole, al di là dello spostamento delle persone tra i territori, appunto promuovere la nostra regione, quale regione dove poter trascorrere le vacanze. Siamo 5 agenzie di viaggi e un tour operator specializzato in incoming. Abbiamo tantissime iniziative in modo da promuovere il nostro territorio della città di Montesilvano, ma tutto il territorio locale, attraverso diverse iniziative, eventi, sfruttando quelle che sono appunto, come dicevamo, le potenzialità di tutto il territorio. Noi diciamo che siamo 13 mesi all'incirca che non lavoriamo, però non abbiamo smesso il nostro desiderio comunque di lavorare. Abbiamo da subito messo in moto questa macchina organizzatrice per l'aggiudicazione appunto dello yacht. Siamo diversi mesi che ci stiamo occupando di questo progetto in cui crediamo tantissimo. È una nostra, diciamo, leva di rilancio per ripartire con un turismo inizialmente locale.